A Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, Francesco Monte è stato pungolato sulla sua ex fidanzata Giulia Salemi. Una svolta inaspettata per l'ex tronista di Uomini e Donne, che non ha mantenuto alcun rapporto con l'influencer italo-persiana. Tutto è iniziato quando a Francesco Monte sono state chieste spiegazioni sulla sua querelle con Tommaso Zorzi. Querelle che risale all'ultima edizione del Grande Fratello VIP, nella casa più spiata d'Italia l'aspirante conduttore milanese ha criticato più volte Monte. Mentre la conduttrice stava spiegando la faccenda ha tirato in ballo Giulia Salemi, che ha condiviso con Zorzi l'esperienza nel bunker di Cinecittà. Non appena è stata nominata la Salemi, Monte è intervenuto piuttosto scocciato, invitandola Di Miceli a non raccontare per filo e per segno quanto accaduto perché la vicenda è ormai nota. Non serve mettere in mezzo altre persone, ha dichiarato piuttosto adirato Francesco Monte, che ormai da tempo ha preso le distanze da Giulia Salemi ma anche da un'altra ex fidanzata famosa, Cecilia Rodriguez. Quella con Zorzi è stata una polemica alimentata dai media, di vero non c'è nulla, ha detto. E poi ancora. Ci siamo sentiti e ci siamo chiariti, non ci sono problemi tra di noi.